Tra Taranto e Messina vince la paura di perdere, entrambe le squadre in emergenza e in difficoltà per le numerose assenze. La terza perde strada facendo anche Riccardi e Versienti, alla fine un punto che accontenta tutti. Rossoblù meglio nella ripresa, partono con il 4-3-3. Nel Messina l'ex Capuano schiera la difesa 3, in panchina per i peloritani soltanto 6 uomini. Non ricchissima la cronaca, al contrario della pioggia. Dopo 4 minuti ci prova Pacilli con una conclusione dal limite, pallone alto. 23esimo esce Riccardi per infortunio, entra Granata. 4 minuti dopo ancora Pacilli, questa volta inquadra la porta, ma Lewandowski è attento. L'occasione più ghiotta della gara giunge al minuto numero 31, quando una corta respinta della difesa non viene sfruttata a dovere da Giovinco, che in corsa spedisce alto. Nella ripresa bisogna aspettare 26 minuti per avere il primo brivido. Giovinco dal limite, la fiondata viene ancora respinta da Lewandowski. 2 minuti dopo, primo tiro in porta del Messina al 28esimo, parato da Chiorra al minuto numero 36, l'occasione che potrebbe cambiare il volto e il risultato della partita, con Fofana che in slalom si libera al tiro, ma calcia di sinistro alto sulla traversa. Nulla più da raccontare, Taranto e Messina finisce 0-0.